Le cooperative di comunità come soluzione per sconfiggere questo periodo critico in generale, cosa ne pensa? Ma è una risposta naturalmente parziale, perché non possiamo immaginare che le cooperative di comunità siano in grado di far fronte ad un cataclisma come quello che stiamo vivendo, ma sono sicuramente una risposta che può cominciare a promuovere fiducia, a mettere le persone nella condizione di capire, di sapere e anche di prendersi la responsabilità di decidere di autogestirsi una parte delle risposte ai bisogni che hanno. Quindi noi pensiamo che qui ci sia un passaggio importante di democrazia, di responsabilità e anche di concreta risposta ai bisogni. Quindi noi stiamo lavorando su questa idea di cooperative di comunità e siamo convinti che possono essere un buon contributo. Storicamente la cooperazione in generale è sempre stato un attore molto positivo per combattere le disuguaglianze territoriali e sociali. Ci sono delle nuove forme che si possono implementare per continuare ad avere questo ruolo così efficace? Sì, naturalmente, c'è bisogno oggi di far fronte ad un cambiamento che riguarda il welfare, che riguarda i servizi alla persona, che riguarda il bisogno di lavoro, e qui bisogna andare a scavare anche un po' sotto la pelle del mercato, sotto la pelle della società. Ci sono tanti bisogni che non trovano una risposta perché non sono aggregati, quindi ci vuole qualcuno che con pazienza vada lì, vada a cercare questi bisogni, li associ, li organizzi, gli dia una dimensione economica e poi costruisca la risposta. Il mondo cooperativo ha sempre fatto così, ha cominciato così con le cooperative di consumo, ha cominciato così con le mutue, noi pensiamo che possa continuare su questa strada che è ancora assolutamente moderna. E in un ipotetico federalismo fiscale, la cooperazione che ruolo avrebbe? Come cambierebbe lo scenario? Ma cambierebbe se ci fosse da parte delle pubbliche amministrazioni, del pubblico, un'idea diversa di relazione con la società. Se il tema è come ci dividiamo i due soldi che ci sono, federalismo o non federalismo, non ne avremo abbastanza. Se invece il tema è come chi amministra il bene pubblico e il bene collettivo si mette in una relazione effettivamente di collaborazione con i cittadini che si organizzano e accetta la sussidiarietà non come il male minore ma come un'opportunità, e allora davvero pensiamo che si possa fare della strada.